Bentornati nel canale. In questo nuovo video andiamo a vedere come integrare Amazon Alexa in OpenHub, sulla falsariga di quello che abbiamo fatto nei video precedenti per l'integrazione di Google Home. Andiamo quindi a seguire i passi per l'integrazione di Amazon Alexa. In questo modo possiamo avere a disposizione i comandi vocali anche utilizzando un dispositivo Echo Dot. Io a casa ho due dispositivi Echo Dot. Uno al piano terra, uno nel seminterrato. Configurerò entrambi per rispondere ai comandi vocali per il controllo della smart home. Andiamo quindi a svolgere i passi che ci permettono l'integrazione. Andiamo a leggere il requirement. Ovviamente è necessario l'integrazione tramite OpenHub Cloud Connector, come abbiamo fatto per Google Home, quindi anche in questo caso questo step non lo eseguirò perché il mio OpenHub è già configurato, potete andare a vedere i video precedenti. Poi ovviamente abbiamo bisogno di un account Amazon e di un dispositivo Echo Dot oppure un dispositivo Alexa, ad esempio uno smartphone. La configurazione si può fare direttamente dall'app Alexa che c'è sullo smartphone, oppure ho scoperto da poco che esiste il sito Amazon Alexa che permette di fare più o meno le stesse cose che si fanno dall'app del telefono. Essendo su PC è un pochino più comodo, quindi proverò a usare questo in questo caso. Quindi la prima cosa da fare è abilitare la skill di OpenHub. Quindi la andiamo a cercare. L'attiviamo, sono già loggato, quindi vado ad abilitare l'autenticazione per Alexa. Adesso chiudiamo questa finestra e adesso ci fa scoprire i dispositivi, che penso non ne troverà neanche uno perché non ho ancora aggiunto nessun metadata di Amazon Alexa e i miei dispositivi su OpenHub. E infatti non ha trovato nulla, alla fine si vedono solo i due dispositivi Echo che ho installato a casa già precedentemente. A questo punto quindi dobbiamo tornare su OpenHub e abilitare qualche item con i metadata di Alexa. Eccoci sulla pagina dei settings. Intanto ho fatto l'aggiornamento e sono arrivato sulla milestone 3 della versione 3.2 di OpenHub, che ha un po' di differenza a livello grafico nella parte dei settaggi, infatti soprattutto nella parte di add-on hanno cambiato un po' la veste grafica, aggiungendo anche, oltre gli add-on, quelli classici distribuiti da OpenHub, anche quelli che si possono trovare in community. Ok, a questo punto andiamo a fare gli stessi step che abbiamo fatto per Google Home e quindi andiamo ad abilitare su Alexa diciamo gli oggetti che abbiamo nello studio. Quindi andiamo a cercarceli nel modello semantico e iniziamo semplicemente dalla luce. Quindi aggiungiamo metadata di Amazon Alexa. No, questo è l'equipment, scusate. Andiamo sull'item. Aggiungiamo il metadata di Amazon Alexa. Diciamo che è una luce. E poi come categoria dovrebbe già essere quella giusta, però gli andiamo a impostare light di nostro. Salviamo. Adesso proviamo a tornare su Amazon Alexa e rifacciamo il discover. Ed ecco che mi ha trovato Luce Studio PT. Riconosce l'item, il point che abbiamo su OpenHub. A questo punto possiamo tornare su Smart Home, Groups. E magari iniziamo a creare le stanze. Quindi device group, lo chiamiamo studio e gli aggiungiamo luce studio PT. Salviamo e ce l'abbiamo il nostro gruppo, che fondamentalmente poi è la stanza. A questo punto, per provarlo, dobbiamo andare sull'app del telefono. Eccoci sull'app del telefono, facciamo un refresh e
anche se vedo che l'ha già trovata, ecco, vedete che mi trova il gruppo e con dentro la lampadina le stesse cose che ho configurato da web. Quindi questo meccanismo che in teoria non avevo ancora provato funziona ed è anche abbastanza comodo perché tramite PC è un pochino più rapido creare i gruppi e scrivere le varie informazioni. Quindi andiamo a vedere cosa c'è dentro studio. Mi dice che c'è una lampadina che si chiama Luce Studio PT. A questo punto possiamo fare la prova a vedere se comunica con OpenHub. Quindi spostiamoci su OpenHub, facciamo un aggiorna della pagina giusto per essere certi che carichi tutto e andiamo sul pannello delle luci. Ok, abbiamo la Luce Studio che è già accesa e anche sull'app dello smartphone ci dice on. A questo punto proviamo a spegnerla dall'app e si è spenta anche su OpenHub. Adesso proviamo ad accenderla su OpenHub e si è accesa anche sull'app. Quindi il meccanismo funziona così come su Google Home. A questo punto proviamo con la voce. Spegni Luce Studio. Ed è andato. Adesso proviamo anche ad accenderla. Accendi Luce Studio. Si è accesa. Ok, quindi funziona tutto. Nel prossimo video andiamo a vedere l'integrazione del sensore di temperatura e del sensore di umidità.